Ma guardi, su battute che ho fatto in precedenza si è fatta troppa per quello che. Sandra Raimondo. Si è fatta un po' troppa, diciamo, un po' troppe costruzioni. Però c'è avveniristi. Un feeling, no? Non è questione di feeling, è questione che se oggi si parla dei due principali partiti italiani ed è normale che molte persone che vogliono un confronto lo facciano due principali partiti italiani, tra l'altro di fronti contrapposti. Per cui non è da interpretare come, non so, qualsiasi forma di non so quale tipo di legame. Siamo due avversari, diciamo, anche orgogliosi nella loro avversità. Ma è normale che la politica si confronti, soprattutto se lo fa da fronti contrapposti. Insomma, io sono sempre stata disponibile al confronto, mentre in Italia si passa dall'insulto all'inciucio, che è una cosa che, diciamo, trovo meno dignitosa in entrambi i casi. Io sono una persona che rimane sempre, e con Fratelli d'Italia, nella stessa metà campo, e per questo, proprio perché è fiera di quello che dice, non ha mai paura di confrontarsi con l'altro. Guardi, la posizione è che l'Italia, come ho sempre detto dall'inizio, è giusto che faccia quello che normalmente avviene nella comunità internazionale, che rimanga legata ai suoi alleati, e mi pare che fossimo forse l'ultima nazione tra le grandi europee a non aver ancora fatto questa scelta, e quindi penso, insomma, che sia in questa fase importante mantenere un legame con gli alleati, che non vuol dire delle volte non criticare scelte strategiche che gli alleati hanno fatto e che, diciamo, erano sbagliate, come Fratelli d'Italia ha fatto spesso, particolarmente ad esempio rispetto ad alcune scelte dei DEM americani, democratici americani, di politica estera. Però poi quando si è in un conflitto bisogna stare spalla a spalla e bisogna stare saldamente nella propria metà campo. Guardi, questo lo dovete chiedere a loro. Io francamente non trovo molto intelligente in questa fase cercare per forza di dividere. Noi siamo in una fase molto delicata, io non so quanti si rendano conto della realtà che stiamo vivendo, e se vi posso fare una confessione, quando leggo gli osservatori, la stampa italiana, mi pare sempre che il nostro ombelico sia centrale. Qui non è questione di come riusciamo a togliere mezzo punto a questa o quella forza politica, qui è questione che l'Occidente può o non può perire. Questo è il tema che dovrebbe interessare tutti. Mi perdonerete se non mi interessa particolarmente parlare del singolo, della singola polemica o del singolo leader o del singolo fatto per tentare di fare cassa elettorale su una materia che non è da cassa elettorale. E quello che noi stiamo rischiando è un po' più ampio da cassa elettorale.